Adelante, adelante, hasta la vista, Pedro. Como vistio, si puede, esta es la historia fundamental del transatlántico que se llama Titanic. La nave fundamental. El comandante se llamaba Smith, nombre preocupante. Come negli alberghi, nei noir americani, uno si presenta e dice: mi chiamo Smith, ma te che ti chiami Smith? Questo era il comandante del Titanic, gli hanno pure la duretta. Comunque, va bene. Allora, andale, andale! Sì, qui è cura. La seconda 100, la terza dolore spavento, e puzza di sudore da bocca a bocca, odore di mare morto. Signor capitano, mi stia a sentire, un bello e pronto di 1000 lire. In prima classe voglio viaggiare su questo splendido mare. Ci sta mia figlia che ha 15 anni e da Parigi ha comprato un cappello. Se ci invitasse al suo tavolo a cena stasera, come sarebbe bello. E con l'orchestra che ci accompagna, con questi nuovi ritmi americani, saluteremo la Gran Bretagna, con il bicchiere tra le mani, e con il ghiaccio dentro al bicchiere, faremo un brindisi indignante a questo viaggio davvero mondiale, e a questo mondo. Questa crocetta sembra un letto a due piazze, ci si sta meglio che in ospedale. Hanno il caffone, ci hanno sempre chiamato, ma qui ci trattano da signori. Per quanto piove si può star dentro, ma col bel tempo veniamo fuori. Su questo mare nero come il petrolio, ad ammirare questa luna a metà. E quando suonano le sirene, ci sembra quasi che canti in gallo. Quasi che il ghiaccio che abbiamo nel cuore piano piano si possa sbagliare in mezzo al fumo di questo vapore, di questa vacanza in alto mare. E gira, 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 gira l'elica, e gira, gira che piove l'elica per noi ragazzi di terza classe che per non morire si va in America. Sulla sua torre le lunghe dita celesti nell'aria trasmetteva saluti e speranze per questa crociera straordinaria, e riceveva messaggi d'auguri in quasi tutte le lingue del mondo. Comunicava tra Vienna e Chicago in poco meno di un secondo. E la ragazza di prima classe, innamorata del proprio cappello, quando la sera lo vide ballare, molto bello, forse per via di quegli occhi di ghiaccio così difficili da evitare, penso magari con un po' di coraggio prima che l'arrivo mi farò baciare. È una bella vita stasera, che l'amore che tira è madre che predica, per noi ragazzi di prima classe che per provarci si va in America, per noi ragazzi di prima classe che per provarci si va. Grazie a tutti, grazie. Ah, che bello. Bella Roma.